amici di Cute and Chic, benvenuti a un nuovo favoloso, grandioso, mega galattico, stavolta veramente bello unboxing. Spacchettiamo insieme la Push and Box di primavera. È la Spring, guardate che bella, è travestito da coniglietto, la Spring 2017. Per chi non lo sapesse, la Push and Box è una box che arriva 4 volte all'anno, stagionale, e è dedicata interamente a Pushin, e ci sono all'interno degli oggetti esclusivi fatti solo ed esclusivamente per la Push and Box. E adesso la andiamo assolutamente ad aprire perché non vedo l'ora. Tra l'altro è grandissima questo trimestre, ok? E si presenta così. Ta-da! Questa è la cartolina con tutte quante le cose all'interno e adesso noi le andiamo a vedere. Cominciamo subito con questa che me la vedrete addosso tutti i giorni da qui a per sempre. Wow! No, guardate che amore di maglietta! È un po' grandina, però... Ah, vabbè! E poi tra l'altro ho preso la M, voglio dire. Oh, guardate che bella! Ah, adorabilissima! Bellissima! Questa me la metterò sicuramente. Poi andiamo avanti. Oh, che cosa abbiamo qui? Oh, beh, bene, bene. Questi mi vengono utili perché la Bibi adora le posate. E sono delle posate in plastica, in melamina, a dir la verità, con sopra dei pushin. Ta-da! E credo che vengano, infatti, insieme a questo bento lunchbox. Guardate che carino, con l'elastico. Wow, è grandissimo! Allora, primo ci sono due scomparti e poi uno scomparto più grande per qualcosa di più sostanzioso sotto. Questo è veramente bellissimo. Io non è che uso tantissimo il bento perché mi piace andare quando è giro al ristorante, eccetera, però non si sa mai e questo è proprio bellissimo con le sue posate, poi è troppo carino. Guardate, li metto già insieme, così li abbiamo pronti per qualsiasi evenienza. Poi vediamo, andiamo avanti. Che cos'è questo? Oh, in ogni scatola di Pushin c'è un favoloso, perché secondo me è proprio favoloso, vinile dedicato a Pushin. E in questo caso è dedicato al tema che è il coniglietto. E Dio mio, se questo non è una roba spettacolare, non lo so. Questo è un vinile favoloso con la paperella. No, cioè, guardate questo. È bellissimo. E ho praticamente una collezione perché ne ho diversi e questo è veramente bellissimo. E adoro questi vinili perché sono bellissimi da guardare, sono bellissimi, li adoro. Andiamo avanti. Aspetta che devo guardare nel cartellino. Wow! Un selfie stick grandissimo! L'avevo rotto il mio! Wow! No! No! No, invece, non va bene, perché questo mi fa... Non è Bluetooth, porca miseria, c'è il filo. Io l'iPhone non c'ha più il buco! Come si fa? Mi faccio un selfie, ma non me lo faccio in realtà, perché l'iPhone non ce l'ha più il buco! Lo trovate sul mio Depop, questo in vendita, perché glielo metto immediatamente, in quanto non me ne posso fare assolutamente nulla, perché non me ne posso fare assolutamente nulla, pazienza. Non ci pensiamo. Oh, poi andiamo avanti con qualcosa di fabuloso.
dei palloncini con la faccina di Pushkin sopra. Li userò per il compleanno della Bibi. Va bene. E finalmente una cosa bellissima! Un apribottiglia, perché io adoro aprire la birra. E comunque, un apribottiglia con la calamita, che è troppo bello. Io lo adoro questo tipo di apribottiglia, perché sono sempre a portata di mano sul frigo ed è veramente splendido. Guardate che bello! Bellissimo! Lo adoro, number one. Poi, ma quanta roba c'è? Ecco, per le feste di compleanno un banner con tutte quante le bandierine che adesso non sto ad aprire perché penso che lo userò per il compleanno ed è un banner con la faccina di Pushkin sopra. Carino. Vi faccio vedere qua nella cartolina che si vede che ci sono il banner. E poi cosa? Wow, una cassa per l'iPhone Bluetooth! Perché quando sei in giro, praticamente, che fai il picnic, devi sentire la musica, lo mandi nella cassa. Guardate che bello, guardate com'è grande! È bellissimo! Caricare prima di usarlo. E beh, se scarico, ok. Wow! E ci sono tutte le istruzioni su come attaccarlo. Guardate che bello! Con il caricabatteria USB. No, dai, adoro, l'adoro! Viva Pushkin! Questa scatola è bellissima! E c'è ancora qualcos'altro. Allora, ci sono tutti questi bastoncini e queste che sono praticamente degli accessori che quando ti fai il selfie ti tieni vicino, non so, un macaron, una tazza, sono i photo booth praticamente dagli accessori per farsi le foto per fare le foto durante una festa, quindi penso che tutte queste cose mi verranno molto utili per la festa di compleanno della Bibi, che ci sono tutti i bimbi, gli farò tenere in mano questi, dopo ci giocheranno tipo bacchetta magica alla fine, quindi i palloncini, il banner, questo, la musica, queste cose mi saranno molto utili. E devo dire che questa Pushkin Box è stata veramente stupenda perché a cominciare dalla maglietta che l'adoro, cioè il cavatappi che l'adoro, lo speaker che è favoloso, il vinile che vabbè ragazzi io faccio la collezione di sti vinili, a me piacciono, ok? L'unica cosa che purtroppo non posso usare è il bastone per il selfie che tra l'altro mi serviva anche, ma l'iPhone non ha il buco. Per il jack, quindi pazienza, non lo userò, lo regalerò a qualche amico che gli serve. Va bene, ok. Grazie per essere stati con me anche per questo unboxing. Spero che vi piaccia questo spacchettamento di Pushkin. È grandissima la cassa, la adoro, grazie. E al prossimo video di unboxing, che sarà prestissimo, mi auguro. Speriamo che arrivi qualcosa. Aspetto ancora tante bellissime cose. Ho già detto abbastanza, quindi un bacione grandissimo a tutti e ci sentiamo presto. Ciao!